Va bene, allora sono troppo contenta, cazzo, sto giocando a Crash Bandicoot. No. Bugida. No. Allora, qua è la prima morte, ragazzi. Niente, ce l'abbiamo fatta. Non ha segreti questo gioco, ma muoio. Non è culo, questa è maestria, Spippo, io sono troppo sgrava su Crash Bandicoot. Mi spiace per chi pensa il contrario, ma c'è la skill, c'è la skill. Ma no! Porco demonio! Cioè, guarda lì! Come state, ragazzi? Io sono un po' presa da. Sono stata folgorata da Crash Bandicoot. No! Ho sbagliato! Già morta! Ora sono cercata, ragazzi. Ma il culo di fuori questo! Boing, boing. No! Vaffanbrodo! Ma vaffanbrodo! Ma vaffanbrodo! Ma... Ho preso pure il diamante così. Tanto so che fra un po' inizieremo a tiltare male, ragazzi. Però non ne sono sicura. No! Male, male. Ma dai, non ho capito come mi ha ucciso questo. No! No, avevo visto che c'era il fuoco, maledizione, volevo tornare indietro, ma troppo tardi. Ma muoio se vado qua, sì. No, non ci posso credere. E non ci arriviamo a prenderla. Io riproverei. E mo come torniamo di là? Ciao! Devo rifare lo stesso lavoro di prima, ragazzi. Allora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, un centimetro più a sinistra. Un centimetro. Cos'è sta roba? Dove sono? Ma che cazzo? Allora, un attimo. Ok, ci mettiamo un po' a capire come funziona questo boss fight, però ce la possiamo fare. Ma non è possibile, ma come cavolo funziona sto robo? Allora, non è po' quante vite sto? 31. Va bene, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Ma porco demonio! La vedo difficile. Mamma mia! Dai! Ma poi sbaglia! Aiuto! Qualcuno lo deve fare! E sono morto così, perché? Perché basta fare tre cose come quelle. E di nuovo. Ah, aiuto. Allora, ragazzi, qua la situazione si fa grigia. Non ci posso credere. Non ci posso credere.
No, mi ha fregato. No, ragazzi, ti ho tilt adesso, Vale. Ma non c'è la parete lì? No, sono morta. Oh, non ditemelo. Non ci posso credere. No, ragazzi, non è possibile. Ah. Se bastava che rimanessi ferma. Cioè, ma che cazzo. Oh, mamma mia. Cioè, ce l'abbiamo fatta, tipo, dopo 20 vite. Che cavolo. No. Mi ha fregato. Ah, ma si vede l'ombra. Allora. Oh, merda. Ma non è tanto il tenere di prenderne una, è perché mi dà fastidio non riuscire a fare le cose diverse. E poi si muore così, tipo, cioè, due vite, tre vite buttate nel chest. Allora, quando l'ombre... No, l'avevo preso. Allora, così. No, cazzo, no! Oddio, che paura! Bene, iniziamo. Non mi dite, checkpoint. Vabbè. A questo punto voglio provare a vedere se... Ok, quello non mi... Cos'era sta roba? Ma sono pazzi! Ma che cazzo? Va, adesso iniziamo a tiltare. Tiltiamo male. No! Sono crepata male. Non è il massimo utilizzare l'analogico qua. Anche senza analogico comunque. Allora, cadono gli ultimi questi qua. Io devo andare qua, andare qua, se... Sono viva! Come faccio, cioè, a sopravvivere? No, ragazzi, cosa faccio? Vabbè, buggata a morte, sì, stavo per morire. No, vaffanbrodo, non ci credo, non ci posso credere, i pipistrellacci. Ok, è andata così. Ma che cazzo? Ma non è possibile. Ma no, no, cioè... Ma che... Vabbè. Iniziamo con le morti. Ma ho capito perché non posso scendere in quelle spezzate. Ok, ok, ho understanduto. No! Ma scusa, non lo posso uccidere sto tizio? Passetti un po' più piccoli.
No, ma perché? Pam 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 pam. Di nuovo. Ce la faremo, ragazzi. Possiamo avviare le scommesse. Adesso comincio a non vedere più, a non prendere le misure. E niente. Niente. No! No, lì si poteva salire, secondo me. Porca miseria, ero in ritardo. No! Questa merda! Vieni qua, amico mio. Dai, vieni qua. Non ci posso credere. No! Troppo corto. Proprio così. Cioè, non è rimasto niente di me. Mamma mia, che brutta fine. Pam. Morta. Sì, sono un po' stanca, infatti magari dopo sto livello facciamo un po' di relax. Ah, oddio, proprio il boss era adesso. Come è combinato? No! Devo rilanciarla anche a costo di morirci. Cioè di... Guarda come sculetta. Comunque è facile questo, dai. Uff, direi che per adesso ci fermiamo qui. 2 minuti ci rilassiamo. In chat mi dite un po' cosa avete fatto oggi, cosa avete in programma di fare domani. Con la musichetta di sottofondo e poi ci salutiamo. Mamma mia, grazie Memento, grazie per questi complimenti sulle mie morti.